Cazzo, cazzo, dentro, c'è un pallino. Dentro c'è un pallino, se sparavi contro lo schermo ti spezzavi okay, due. Non devo premere il grilletto. Arg ragazzi, buonasera, oggi da SMT Airsoft, siamo qui per recensirvi una nuova pistola. Abbiamo... Cosa che è pistola? Ma allora è un plasticone che vi danno alle fiere quando... Un plasticone delle fiere chiamato Stark Arms G17, arg arg. Capitano, ha già sbagliato, questa è una S17. No, S17 è quella dell'altro video, come ho fatto l'altra volta. No, adesso non ho cambiato. Questa è una S17. Questa perché è vecchio modello. Vecchio modello. Il vecchio modello uguale il nuovo, tanto che qua c'è scritto G17. Vabbè, S/G17. È una G17, ragazzi. Vabbè, alla fine è una Glock G17. Yeah. Che si chiami Orazio, che si chiami Aldo. Orazio. Orazio. Presente, sono io. Lui la si chiama sono Orazio. 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 Dai, partiamo. Allora, come tutte le repliche Glock, la parte in basso, come sempre, la parte in basso, bravo, faccio la parte in basso, è in plastica, ABS. ABS, come fa l'ABS? Che cazzo ne so come fa? Ah, fa! Bravo! Invece no, il carrello ce l'abbiamo in metallo. Non sicuri? Non è in legno. Ieri lo dicevi così però. A me sembra in legno però, eh. È legno, legno metalloso. Legno metalloso. Poi abbiamo le tacche di mira che sono già segnate anche di bianco per appunto essere più intuitive, vero Beri? Esattamente. Sono sì. Molto intuitive. Sono fisse come tutte le Glock, ma si possono sostituire tirandovi il carrello e da sotto possiamo tirar via le vitine e cambiarle con quelle notturne, come quasi tutte le Glock alla fine. Trizio. Esatto. Minchia, come cazzo faccio a fare trizio? Ah, trizio. Trizio. Trizio bordello. Trizio, ma non devi parlare, eh? Attenzione. Bella capitano. Poi ci sono la cosa molto carina e molto bella. Come fa la capitano Uncino a lavarsi, a farsi il bidet? Il bidet Uncino. E non solo il bidet, anche magari a toccarsi magari. Uncina l'anno. Dicevo, una cosa molto bella della Stark Arms in questo modello sono i vari loghi messi, serigrafati nel carrello appunto. Poi c'è scritto S17 Stark Arms, poi col calibro 9x19. E nella parte superiore c'è una roba stranissima, tipo un logo con un cobra. Ci hanno rubato il logo. Un cobra, ci hanno rubato il logo. Ci hanno rubato il logo. È il mimo, devi parlare con me, lui è il mimo. Ok. E c'è un roba russa. Sì, in effetti c'è un cobra qui sopra. C'hanno rubato. Vabbè, qualcosa, comunque, molto carina. Poi, vabbè, classico sgancio caricatore quadrato. Per tastino per sbloccare il carrello. È una guida neofiti questa qua, scusate. Sì, è una guida neofiti. Ma se uno vuole sapere come è fatta perfettamente un nuovo acquisto S17, deve capire cosa vuole andare a comprare. Della Volkswagen. Della Volkswagen, Volkswagen. Sì. Allora, poi qua sulle guancette in basso rilievo abbiamo il logo della Stark Arms, che come la V è molto carino, non come quelle dell'HF, no, come HFC. HFC che c'ha un ragno tipo, schifoso oro. Cagare, non comprate. Caricaccio fare il ragno. Il cobre e il ragno sono uguali, incredibile. Comunque. Caricatore com'è? Caricatore full metal a gas. Caricatore ce l'ho io. La pistola è a molla, non sbagliatevi. Caricatori. Quindi... Ci stava, dai. Te l'appoggio. Bottissimo. No, ma appoggiare. Allora lo appoggio a Miguel. Perfetto. Nella parte dietro del caricatore abbiamo i segnaletti. Come cazzo posso chiamarlo? Sarebbe l'indicatore. L'indicatore, ecco, non mi veniva indicatore. L'indicatore dei boss nella controparte reale, in teoria. Fai caricatore bossolo, da... Caricatore da 23, 24, 25 colpi su per giù. Siamo in quella cifra lì. E ultima cosa da dire esteticamente che la sicura cazzo, non è qui, ma dov'è Biri la sicura?
La sicura la troviamo inglobata nel grilletto, cari ragazzi. Come le più belle Glock fatte bene, le repliche fatte bene, ce l'hanno qua. Raga, parla troppo velocemente, io non riesco a mimare. Qua come fanno a capire i bambini ciechi? Allora, madonna, quanto pesa? Quanto pesa? Due pesa, due come pesa. Come fanno a capire i bambini ciechi a vedere il nostro video? Parlerei degli interni. Sì, io direi che comunque hai detto tutto, anche dei loghi molto carini. Particolarità della Glock, volevo far notare che manca il cane, a differenza di molte altre pistole. Sì, l'unico modo per caricare la pistola è appunto è scarrellare il carrello all'indietro. E comunque le Glock sono delle gran belle pistole. Io le consiglio a chi fosse indeciso a comprare un'arma di backup, perché la Glock è l'emblema. È l'emblema della backup. Sì, sì, sì. Poi anche come pezzi di ricambio, comunque è una delle maggiori insieme alle Colt, ecco, 1911. Bene, internamente troviamo una canna in ottone, spingi pallino in ABS, UPAP naturalmente regolabile, e per regolarlo l'operazione è un po' macchinosa. Però abbastanza semplice, cioè non è che devi fare tante cose, ma comunque sono semplici cose da fare. Chiunque può prima cosa, caricatore. Il caricatore viene tolto, esatto. Si tirano in giù con entrambi le dita due pernetti. Sparito. Dopodiché il carrello, come avete visto, opala, parte in avanti. Cosa troviamo qua? Ma troviamo. Torni qui, torni qui. Legatelo. Legatelo. Sto usando io, ragazzi. Vabbè. Abbiamo la rotellina. Esatto. Che con l'unghia la ruotiamo e il gommino scende e si regola l'opatto. Come regolazione è molto ben precisa, è molto fissa, non si muove solo quando spara. Però per trovare la giusta regolazione va tolto almeno 5-6-7 sì, volte. Sì, esatto. Madonnare, ma una volta regolato. Esatto. Vabbè, poi qua troviamo anche la molla dello scarrellamento e tutte le altre varie componenti. Molla maggiorata, tenderei a sottolineare. Ah. Come... Esatto. Abbiamo una doppia. L'importante è essere grossi. Abbiamo una doppia molla, esatto. Ci fa una molla, caro capitanoncino. Dai, dai. Ah, bravo. Era semplice questa, era molto semplice. Troppo facile. Poi per il gommino pap. Questa è difficile. Questa è tosta. Ci penso, ci penso. È tosta. Non mi viene in mente. Vabbè, per richiudere il tutto, attenzione, tiri via. Grazie. Caricatore sempre fuori, eh. Abbiamo qui le guide anteriori. Quindi facciamo collimare alla perfezione il carrello. Donna, fammi collimare. Fammi ho fatto collimare. Le guide. Ragazzi, fatto, guardate. Montato. Montato. Ora potete rimettere il vostro caricatore e sperare che la regolazione del loop up che avete appena effettuato sia giusta. Quindi se il colpo... Se no, come lui appunto... Così, se no. Ci può stare, no? Oppure deve fare anche così a palomba. E vi torna indietro, vi autocolpite. I nemici a 100 metri di distanza. Ok. Boh, va bene, questa pistolina della fiera la promuoviamo, La promuoviamo. Questo no, gas vabbè. A molla, infatti qua. Sì, è a molla. È a molla. Grazie. Tutto il mio povero gas messo dentro, sprecato così, 5 euro, quasi buttati nel cesso. Stirchio. Esatto. Allora, faccio io, allora. No. Ah, prego. Se il video vi è piaciuto, spolliciate e commentate. Se non vi è piaciuto, cazzi spolliciate e commentate, perché non è piaciuto. Ricordatevi di spolliciare la pagina di Facebook. Bravo, mi piace spolliciare la pagina di Facebook, la adotterò anch'io. Facebook, copio di merda. La buona volta che dici la cosa giusta. E mi raccomando ragazzi, è tutto. Dammi pure. E ti anche. Stay angry. Stay. Biro. 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 Che pescio, no? Che pescio. Stay angry. Sei biro. Yeah, ma sei venuto? Sì. 15 euro hai detto prima, circa 15 euro e arriva il prezzo forte. Allora, siete seduti? Se non lo siete, sedetevi, respiro con calma, meditazione zen, costo del fucile. È l'unica vera, prima, vera, unica, bellissima pistola CO2 che c'è sul mercato Glock. Perché è vero che c'è anche quella dell'HFC che ho, ma fa cagare, quindi non la considero neanche, ok? Con un caricatore che era in versione da 38 colpi, pesantissimo, che era uno schifo. Comunque, ragazzi, questa pistola CO2 è veramente bestiale. Allora, oltre ad essere comodissima,